ciao. Vittoria importante innanzitutto per quel che riguarda il cammino e la salvezza, anche perché in un certo senso distende un po' un clima difficile che va avanti da un po' di tempo, una vittoria che viene ritrovata davanti al proprio pubblico dopo diverso tempo, quindi magari anche in questo senso è molto salutare. Ma sicuramente vittoria doveva essere, vittoria è stata, sapevamo che avevamo necessariamente bisogno dei tre punti per dare seguito alla vittoria di Catanzaro. Fortunatamente è andata bene, avevamo bisogno di una partita gagliarda, una partita come diceva il mister poco fa, ascoltavo il mister che diceva in cui bisognava avere più voglia di vincere e così è stato. Abbiamo avuto più voglia di vincere di loro, avevamo motivazioni diverse in questa fase del campionato ed è andata bene. Ad oggi però tocca già voltare pagina perché domenica abbiamo veramente la partita dell'anno contro un avversario scomodo, quindi da martedì già, da lunedì già cominceremo a pensare alla prossima gara. Solo ci ricordi che il numero di gol è il tuo? È il terzo. Sì. Tra i gol per un difensore, considerando che ha fatto un salto di categoria rispetto all'anno scorso, non ci posso stare. Ma diciamo che... O ti manca quello per entrare davvero nel cuore a distanza trentennale dei tifosi? Guarda, al di là del gol domenica può segnare pure Pissari, basta che vinciamo lì a Matera, il problema non ci sta. E per quanto riguarda il gol sicuramente sono contento e sono contento soprattutto perché in quella fase della gara sul 3-0 abbiamo chiuso la partita, poi è stato un attimino tutto quanto più rilassante anche per noi, però ripeto, adesso tocca necessariamente cambiare, voltare pagina e pensare a questa partita di Matera, perché altrimenti il risultato di oggi rimarrà soltanto nei tabellini e poi ci toccherà rimanere qua. Noi con tutto l'amore che proviamo per Monopoli vogliamo cercare di finire questo campionato nel migliore dei modi per rasserenare un attimino tutto l'ambiente e alla fine poter festeggiare tutti quanti insieme con tutta la gente che merita questa salvezza, in primis noi squadra che stiamo lavorando qui oramai da un campionato intero e alla fine partita per partita abbiamo dimostrato, ecco, che probabilmente meritiamo questa salvezza. 27 anni fa tu non c'eri, ma ci sono delle piccole similitudini rispetto a un'altra grande storica salvezza del Monopoli in C1. Quella volta il Monopoli nell'ultima giornata vinse a Campobasso attuando l'aggancio ai molisani, primo tempo perdeva 1-0 e qui vinse 2-1, partita molto simile a quella di Catanzaro, perdevate 1-0 al primo tempo, qui avete vinto 2-1, qui vinse lo spareggio per 4-1, cioè era gasata questa squadra. Proviene un Matera che sicuramente farà la sua partita, come ha detto il mister, ma qui la vostra avete non la loro tranquillità, ma la voglia di raggiungere il risultato. Pensi che questo stato d'animo sarà decisivo? Ma sicuramente noi dobbiamo pensare a noi e mettere in campo tutto quello che abbiamo messo, soprattutto nel nostro cammino esterno, dove abbiamo spesso e volentieri fatto prestazioni di un certo livello ottenendo anche il risultato. È normale che dall'altro lato, sia che giochi chi ha giocato di più, sia che giochi coloro che hanno trovato meno spazio, hanno una rosa così ampia, composta da giocatori così importanti, che andremo sicuramente ad affrontare una squadra ostica, una squadra forte. Dalla nostra dovremmo fare la partita perfetta e alla fine sperare, ecco, di portare a casa l'intera posta in palio e poter festeggiare sabato prossimo a quest'ora. Ultima battuta, il mister non mi ha risposto, te la faccio un po' diversa. Dall'altra parte, cioè chi lotta con Monopoli, si chiama Catanzaro e Catania. Hanno qualche stagione, non in Serie B, ma in Serie A, tutte e due alle spalle. Il primo è Catanzaro e il dopo è Catania. Questo ti preoccupa? Non mi preoccupa assolutamente, perché poi ci sta un rettangolo verde, c'è un rettangolo verde che parla. Lo scorso anno quando abbiamo vinto la Coppa ed erano stilate le graduatorie per il ripescaggio, tutti parlavano che il Taranto per Blasone veniva ripescato. Viceversa la dimostrazione è stata quella che tu ottieni quello che conquisti sul campo. Noi in questo momento abbiamo la possibilità di ottenere sul campo la salvezza diretta, dipende solo ed esclusivamente da noi, da un'eventuale vittoria,
quindi non dobbiamo far altro che pensare a noi stessi, andare a preparare la partita della vita, la partita dell'anno, e andare lì a Matera concentrati e giocarcela alla grande. Oltre a voi stessi, un pensierino ad Andrea che va a Catania e a Melfi che va a Catanzaro, nel senso, secondo te come in Matera farà la tua partita, la faranno anche loro? Ma lo spero, ma purtroppo non possiamo permetterci di pensare ad altre cose, già facciamo fatica a fare il nostro, a pensare esclusivamente alle nostre partite, immaginiamoci che possiamo pensare... Io mi auguro che il Monopoli vinca a Matera, perché così stacchiamo tutti i telefonini e li accendiamo direttamente dopo 24 ore. Perfetto, grazie Pasquale, bocca al lupo. Crepi. Grazie.